Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Cosa c'è, Riccardo? Che cosa fai qui? Mi hai piantata lì, mi hai lasciata sola. Cosa è successo? Perché quella faccia? Andiamo a ballare, vieni. No, no, no. Senti, Giulia, preferisco andare a dormire adesso. Cosa? Senti, Riccardo, non mi piacciono questi scherzi. Sono appena le 11:30. Per favore, Riccardo, non vorrei portarmi a casa così presto. Hai detto che saremmo rimasti fino all'una o alle 2 del mattino, almeno. Sono stanco e voglio andare a dormire. Per favore, Riccardo, non sei mica un vecchio. Che cosa ti prende, eh? È quello che vorrei chiedere a te. Perché non riesci a capire quando una persona si sente stanca, non ce la fa più e ha bisogno di riposare? Ho molto lavoro domani, per tutto il giorno. Il mio lavoro è abbastanza duro. Devo dare il vaccino a tutti i bambini che si presenteranno domani. Tu stai cercando una scusa per andartene, ho capito. E questo non mi piace. Sei libera di pensare quello che vuoi, Giulia. Ascoltami. Non ho intenzione di tornare a casa. Se tu vuoi andartene, vattene. Però non puoi rovinarmi la serata, Riccardo. Non essere sciocco. Ricordati che sei venuta con me. Ma non me ne andrò con te. A meno che tu non decida di rimanere fino alle 2. Riccardo, io voglio ballare, divertirmi. Non voglio andare a letto presto. Credi che io non sia stanca di lavorare tutto il giorno e di non potermi divertire? Ti rendi conto? Sono secoli che non balliamo, che non ci divertiamo. Amore mio, per favore. Perché non la smetti con questa polemica, Giulia? Non è polemica la mia. Se fossi stato con Marta Galvan saresti rimasto fino alle 6 di mattina, vero? Per favore, basta parlare di Marta. Ti fa male, Rosy. Certo, lei ti interessa, io no. Io sono la Cenerentola, la stupida, l'idiota. Calma, calma, che cosa è successo, Giulia? Riccardo ha dei problemi. Quella che ha dei problemi sei tu, Giulia, sei tu. Smettetela ora, basta, volete dare spettacolo? Se ne vuole andare. Siamo appena arrivati e vuole andare via. Carino da parte sua, no? Un momento, ma che ti prende, Riccardo? Che cos'hai? Sono molto stanco. Lo so, siamo qui solo da un'ora, però non resisto più, è sufficiente per me. Però, accidenti, perché fai così? No, lascialo andare. A me cosa importa? Resto qui con voi, non c'è problema. Va bene, va bene. Come preferisci. Resta pure. Arrivederci. Riccardo! Tesoro! Riccardo! Tesoro, per favore lascialo. Se ti metti a discutere con lui è peggio. Che vada al diavolo. Che antipatico, che volgare. Non è un cavaliere, Elsa. Non fai che provocarlo, Giulia, devi smettere. Adesso te la prendi con me, Carlos. Vuoi dire che la colpa è mia? Basta, basta. Dimentichiamo questa storia e andiamo a divertirci, va bene? Sì, hai ragione, andiamo. Non è giusto che lui mi rovini la serata. Andiamo, ragazzi. Andiamo a divertirci. Credevi che fosse il dottor Contreras? Guillermo, per favore. Potresti lasciarmi sola. Che cosa ti succede? Non me lo puoi dire. Marta, io voglio solo aiutarti. Lascia che ti aiuti. Scusami, Guillermo, però io non voglio aiuto, non voglio niente. Anche tu mi parli di questo soltanto perché ti fa pena vedermi così. Te l'ho già detto. L'ho già detto a tutti. Io non voglio niente. No, 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 no. Non è compassione, Marta. Non è pietà. È un aiuto, un semplice aiuto, niente di più. Ed è necessario per poter uscire da questa angoscia, da questa crisi. Cerca di capire. Non puoi vivere così. Non posso vivere con queste ombre. Ho tentato, ho pregato Dio, però non ho ottenuto niente, niente. Ci riuscirai, Marta. No. Vieni, sdraiati. Sdraiati. No. Così. Ce la farai, Marta. Ce la farai, credimi. No. Che cosa fai? Vieni. Prendi questo. Che cos'è? È un sedativo. Non ti farà male. Bevi piano. Ecco. Brava. E ora riposa, va bene? Perdonami, Guillermo, sì, perdonami. A volte divento intrattabile, hai visto? Perché non voglio sentir parlare di speranze che non sono reali.
o di remote possibilità. Io voglio restare così. Voglio continuare a vivere così, senza la pietà di nessuno. Perché è molto triste provare pena per una persona. Fa molto male, Guillermo, molto male. Certo, va bene. Come preferisci, come dici tu. A me interessa solo una cosa. Che mi accetti completamente come tuo amico. E ora riposati. Riposa. Va bene, sì. Sì, comincio quasi a sentire il sonno. Mi ricordo di mio padre quando ero bambina. Mi portava per mano da qualsiasi parte. Sempre con lui. Sempre protetta dal suo amore. Riposa. Riccardo Contreras. Ancora qui, signora Perez? Già. Se non ha la macchina, posso accompagnarla. La ringrazio, dottor Lopez, però sto aspettando una persona. Allora sarà per un'altra volta. Sono passata nella stanza di Maria Antonietta. L'ho vista più tranquilla, dottore. Certo, pare che il pericolo sia passato, grazie a Dio. Non si sono presentate molte complicazioni. Fortunatamente. Si parla molto della sua abilità come chirurgo, soprattutto in questo caso. L'abilità non è merito degli uomini, signora Perez. È un dono divino. È lui che ci dà questa abilità. Sì, ha perfettamente ragione. Mi fa piacere che la pensi così. Bene, a domani, signora Perez. Arrivederla, dottore. Ho avuto un imprevisto all'ultimo momento. Non si preoccupi, anch'io ho finito da poco tempo. Non è troppo tardi, vero? Per caso ha qualche problema? No, nessun problema. Va bene così, dottoressa. Va bene, vogliamo andare? Sì. Sì, sì. Aspetti un momento. Mi scusi, dottoressa Arismendi. Una telefonata è per lei. È il signor Marrero. Con permesso. Grazie, Barrado. Pronto? Sì, sono io. Come? Sono stata qui tutto il giorno. No, non credo. Non lo so, è molto tardi. Non hai visto che ora è? No, sono molto stanca, Juan. Cerca di capire, per favore. D'accordo, va bene domani alle 9. Sì, va bene. Chiamami più tardi a casa. Sì. Ciao. Ciao. Mi scusi. Andiamo? Sì, andiamo. Mi piacerebbe uscire da questa situazione sgradevole quanto prima, dottoressa. Prego. No, sono io, Celia. Pensavo stessi dormendo e volevo controllare. Grazie, Celia. È meglio che riposi. Ti lascio. No, aspetta, Celia. Resta un momento con me, ti prego. Che ore sono? Le 11. Oh, Celia, sai che a volte mi fa tanta paura. Non ho mai pensato che l'oscurità fosse così. All'improvviso c'è tanto silenzio. Un silenzio che fa male. Deve essere molto difficile per te, io ti capisco.
Però so anche che è necessario imparare a vivere in questa oscurità. Ma come? Senza più sogni, senza illusioni. Perché sei innamorata, perché Riccardo Contreras... Riccardo Contreras non è una realtà per me. Io sento che lui è sincero con te. Penso che il tuo atteggiamento di rifiuto sia negativo. Tu stai voltando le spalle alla felicità, Marta. Celia, per favore, tu pensi che sia possibile da un momento all'altro dimenticare tutto quello che è successo? Che è colpa sua se sono in queste condizioni? No, dovrei spalancare le braccia e gettarmi in un'avventura d'amore con lui. No, Celia, no, io non sono una sciocca. E comunque c'è un'altra donna nella sua vita e lei ha ogni diritto. Quale diritto, se non si sono ancora sposati? Ad ogni modo sono fidanzati, no? Lei lo ama e lui le ha fatto una promessa che manterrà. Probabilmente non sapeva che cos'era amare una donna prima di conoscerti. No, Celia, no. No, lui è venuto a dirmi quelle cose per coscienza, per il rimorso, perché gli faccio pietà. Che cosa vuoi fare allora? Che cosa posso fare? Tutto è finito. Tutto è morto per me. Così la tua risposta alla vita è rinchiuderti qui, senza far niente per te stessa, senza accettare l'aiuto di chi ti vuol bene. È sbagliato. Non hai motivo di parlare così. E come pretendi che parli? Come pretendi che stia? Sono cieca, Celia, sono cieca. Se chiudi il tuo mondo alla gente, allora sì, tutto è finito per te, Marta. Celia! Celia! Dove troverò la forza per continuare? Potrò tornare a vedere come prima. Vedrò di nuovo un giorno. Estoy viviendo a diario lo que cada día me ofrece, tomando los segundos sin pensarlo tres veces. Non è possibile. Devo ammettere che sei fortunato, Agustín. Guarda chi c'è lì. Che sorpresa. Questo è un dono divino, amico mio. Giulia Martinez qui, è sola. Vado da lei. Aspetta un attimo, cerca di calmarti. Sai con chi è venuta qui? Beh, lo scoprirò presto, non ti pare? Credimi, le occasioni bisogna coglierle al volo. Andiamo. Vieni, andiamo. Disturbo? Ciao. Da dove vieni? Beh, dal nulla, dal mondo. Ciao, Giulia. Salve, dottore, come va? Bene, abbiamo deciso di divertirci stasera. Senti, Felipe, non devono occupare i nostri posti, capito? Pensaci. Ah, certo, sì. Ti ringrazio. D'accordo, io vado. Sì, vai. Occupo il tavolo. Va bene. Con permesso, Giulia. Prego. Grazie. Accidenti, Giulia, stasera sei fantastica, sei un vero schianto. Tu credi? C'è qualcuno che non è d'accordo con te. Ma perché sei sempre arrabbiata, tesoro? Che cosa ti è successo, Giulia? Niente, niente. Niente, scusa. E con chi sei venuta? Con Elsa e il dottor Ruiz. Ah, Carlos. Ah, no, Giulia, accompagnare una coppia di fidanzati è un po' noioso. Tu hai bisogno di un cavaliere, hai bisogno di ridere, di ballare, di divertirti. Forse hai ragione. Bene, allora balliamo? Balliamo. Hai visto? Giulia con il dottor Fayard. Fino a qui, perfetto. Ecco i cassetti. Questa è la specchiera. E il vaso di fiori. Perfetto. Ah, lo specchio. Ora devo andare verso destra, sì, certo, per arrivare alla poltrona. Uno, due, tre, quattro, quattro, sei. E quattro. Perfetto, va bene. Dio mio. Non vogliono capire che sono sola.
Nessuno può sapere, se non lo ha vissuto, tutto quello che si sente. Che cos'è questa oscurità? Questo vuoto, questo silenzio? E vivere nell'ombra tutti i giorni. Nessuno può saperlo. Papà, papà, sapessi quanto mi manchi. Marta. Sì? Dimmi, Celia. Non hai mangiato niente? Non vuoi qualcosa? No, no, grazie. Praticamente ti rifiuti di mangiare. Vedi, non è un capriccio, non lo so, non desidero niente. Molto bene. Non mangi, passi la giornata a piangere. Ho capito. Tu vuoi ammalarti e rovinare la vita a chi ti vuol bene, vero? Cerca di reagire, Marta. Non otterrai niente con questo atteggiamento. È una disgrazia grande, d'accordo. Però che cosa vuoi farci? È successo, no? E tu devi vivere. Devi farlo. Vivi e lascia vivere gli altri. Certo, tu mi dici queste cose perché... perché non sai come sto veramente in questo momento, Celia. Come mi sento veramente. L'angoscia mi sta uccidendo, Celia. Tu non lo sai, perché i tuoi occhi sono sani, è per questo. Senti, ti dico solo una cosa, Marta, e cioè che tu, io, Moncia, dobbiamo mandare avanti questa casa, costi quel che costi. Cerchi di capire, signora Perez. Che cosa dovrei capire? Vede, lei mi accusa di aver distrutto il suo matrimonio. Ma non è così. No. E non pensa che sia troppo tardi per darmi queste spiegazioni? Lei non può condannarmi prima di avermi ascoltato. Io non l'ho condannata, dottoressa. Lo ha fatto lei stessa. Io so soltanto che sono sola e senza mio figlio. E che tutto andava bene prima che arrivasse lei. E allora perché Juan ha cercato rifugio in me? Rifugio? Lui parlava di solitudine, di poca comunicazione tra di voi e di molte altre cose. Non le ha detto che io cominciavo a diventare vecchia? Non le ha detto che questa solitudine non era che una scusa, solamente una scusa? Quando lei ha cominciato ad accettare la corte di Juan, non sapeva che lui era sposato, che aveva un figlio? No, all'inizio non lo sapevo. E poi, quando sono venuta a saperlo, era troppo tardi. Mi ero innamorata. Ed è andata avanti, non è vero? Senta, io credo che questa conversazione sia assurda. Ormai è passato troppo tempo. Quello che mi sorprende è perché non vi siete ancora sposati. Le voglio dire una cosa, signora Perez. Se lei non ha lottato, se lei non ha lottato per conquistarlo, io intendo farlo. Mi dispiace, signora Perez, ma si tratta della mia vita, del mio futuro. E io non permetterò che lei sia un ostacolo per me. Non si preoccupi. Non penso di riconquistarlo. Ormai è passato molto tempo. No, questo non è vero. Lei è gelosa di me. Cosa dice? Ha capito. Sì, lei è gelosa. Il caffè lo pago io. Questa donna vuole farmi impazzire, Dio mio. Sai, ero sceso a fare un giro e senza sapere né come né quando, all'improvviso mi sono trovato qui. Di fronte a questa casa. Ed eccomi qui. Marta si è addormentata da poco. Lo supponevo. E inoltre non dovrebbe avere molta voglia di parlare con me. Abbiamo litigato, sai. Beh, per colpa tua, sono sicura. Proprio così. Mi sto comportando come uno scemo, come un uomo stupido e ridicolo. Ora voglio confidarmi un po' con te, va bene? Mentre me ne andavo in giro, tra le mille cose a cui pensavo, mi sono detto, è meglio che me ne vada da Caracas, è una buona idea, vero? Lontano, lontano da questa storia, da questa città, da questa vita. Lontano da Marta, lontano dal mio amore per lei, da questa ossessione che mi tormenta, che non riesco a togliermi dalla testa. Sai, mi hanno dato una borsa di studio. Ah, sì?
Una borsa di studio che aspettavo da tempo. Mia madre ha ragione. Sì, non posso perdere questa opportunità. Si tratta del mio futuro, della mia carriera, di quello che voglio fare. Te ne vai allora? Quando? Non lo so. Forse fra 15 giorni, un mese al massimo. Magari forse domani stesso. Per quanto tempo? Non lo so. Forse 2 anni. Forse 3. Ed io? Che ne sarà di me, Ernest? Non ti succederà niente. Continuerai a vivere qui ed io là. Tu nel tuo mondo e io nel mio. Io ti amo, Ernesto. Questo non conta niente. Tu non sai quello che darei per amarti. Fa un tentativo, Ernesto. Un tentativo, amore mio, per favore. Io ho bisogno di te. Morirò se tu te ne vai. Non potrei vivere in questa solitudine. Non partire, per favore. Non voglio farti del male, Celia. È meglio non parlare di questo argomento, d'accordo? Io... è meglio che vada. Ernesto. Amami un po', Ernesto. Soltanto... Sai una cosa? Balli in modo meraviglioso, Giulia. Sì, sono la donna delle meraviglie. La donna delle meraviglie. Non scherzare, perché ti assicuro che non devi invidiare niente a nessuno. No, non esagerare, per favore. Senti, Giulia, perché non lasci Riccardo e non accetti la mia proposta di matrimonio? Eh? Tu mi piaci, Giulia, è la verità, sul serio. Ho buone intenzioni, voglio sposarti subito. Giulia, io ti amo. Ma che ti prende? Il fatto che abbia ballato con te e che ti abbia permesso di accompagnarmi a casa non significa che accetto la tua corte, Augustin. Va bene, va bene. Ma giuro che ti pentirai di aver rifiutato la mia proposta. Basta, per favore, va a casa, eh? Aspetta un momento. Giulia, tu non stai parlando con quel pazzo di Contreras, hai capito? Stai parlando con un vero uomo. Va bene? E perciò non devi salutarmi in questo modo, hai capito? Va bene, Augustin, ciao. Ciao. D'accordo, ciao.